La rievocazione dell'offerta del cielo votivo al Santo Patrono intende far rivivere un'antica tradizione che viene descritta nello Statuto di Giove emanato da Pier Bertoldo Farnese nel 1557 e conservato presso l'Archivio Storico Comunale. Per secoli a proteggere dall'alto dei cieli, Castello e Feudo di Giove erano, come leggiamo nel capitolo secondo dello Statuto di Giove, i santi Giovanni e Andrea, avvocati e protettori della terra di Giove. I Farnesi, particolarmente devoti a Sant'Andrea, prescrivono che l'offerta del cielo sia fatta a questo santo. Successivamente i Mattei privilegiarono San Giovanni Battista, santo da loro particolarmente venerato. Un altro riferimento storico al quale si ispira la cerimonia del cielo è il ciclo di affreschi che si trovano nei sontuosi saloni del terzo piano del castello, lungo le cui pareti corre un fascione in cui è rappresentato un corteo di cavalieri, dignitari, gentiluomini, prelati e popolani. Questi documenti, unitamente ad altri che ritroviamo nella più che millenaria storia della nostra comunità, costituiscono le fonti alle quali si ispira il corteo storico, che segue con rispetto ed attenzione le antiche tradizioni, pur reinterpretandole e integrandole. Dallo Statuto di Giove del 1557. Dal cenere da farsi a San Giovanni Battista. Quando sarà la solenne festa del glorioso martire San Giovanni Battista, il precursore, protettore, difensore ed avvocato della terra di Giove, ordiniamo che ogni anno nella detta festa che il vicario e consigliere e camerlengo che in quel tempo saranno comprino degli denari del comune un cereo nuovo di peso di libre 10 di cera e quello onoratamente dal castaldo del comune si faccia portare innanzi quando andranno alla chiesa e quel cereo uno dei consiglieri lo offerisca in mano del prete che canterà la messa, il quale prete, ricevuto che l'avrà, lo debbia fare appicciare ed ardere sino sarà cantata la messa. Lo prete ha ricevuto il cero e il sindaco lo accende in onore del santo patrono.